Si è rifiutato di dichiararsi colpevole o non colpevole, l'ex generale serbo bosniaco Mladic, apparso davanti ai giudici del Tribunale Penale dell'Aia per l'ex Jugoslavia. Il tribunale ha quindi proceduto con la dichiarazione d'ufficio di non colpevolezza, dopo aver fatto allontanare dall'aula l'imputato che si era lanciato in invettive contro la corte. Per tutta l'udienza Mladic si è mostrato arrogante, prima chiedendo di poter avere il suo berretto, poi cercando di comunicare con il pubblico. In un breve intervento ha chiesto di essere difeso da due avvocati di fiducia e di volersi esprimere unicamente in loro presenza. Dopodiché ha continuato a rifiutarsi di ascoltare il giudice e a lanciare attacci contro la corte. Mr. Mladic, would you not interrupt me? Mr. Mladic. Alla fine il giudice ha deciso di far allontanare dall'aula l'imputato. Sono 11 capi d'accusa mossi contro l'ex generale serbo-bosniaco, tra cui genocidio per il massacro di 8.000 civili musulmani a Srebrenica.